festa che per la nostra comunità diocesana, soprattutto per noi, è proprio festa del clero patavino, dei preti di Padova, e siamo abituati a vivere questo momento negli ambienti del seminario maggiore, il cor cordis della diocesi, secondo l'espressione del vescovo e santo Barbarigo stesso. Evidentemente con quello che sta succedendo non era possibile ritrovarci qui insieme in presenza, anche in numeroso e abbondante come deve essere, come è stato in questi anni. Allora eccoci qui in diretta dopo una prima ora in cui vi è stato anche chiesto di trascorrere del tempo nell'approfondimento spirituale, nella preghiera, nella lettura di alcuni testi predisposti dall'Istituto San Luca. Sono qui in questi ambienti del seminario, proprio nella sede dell'Istituto San Luca, che ci riporta anche alla memoria, una memoria proprio bella, riconoscente, di Don Giuseppe Zanone e delle sue intuizioni. Tra l'altro credo che stia arrivando proprio a tutti i preti, sia già arrivato l'ultimo quaderno del San Luca a lui dedicato. Tra l'altro aggiungo, a proposito di pubblicazioni, il Vescovo Emerito, il Vescovo Antonio, sta facendo giungere a tutti noi la sua ultima fatica, il suo ultimo volume, anche corposo, che è una iniziazione ai temi della vita eterna, della Pasqua eterna, confezionare l'abito per le nozze eterne. Quindi abbiamo motivi di riflessione, di approfondimento, anche di fraternità. E qui accanto a me, in questo studio un po' improvvisato, negli ambienti del San Luca, c'è naturalmente il nostro Vescovo, il Vescovo Claudio. Accanto a me, alla mia destra, Giovanni Ponchio, di Abano Terme, membro della presidenza del Consiglio Pastorale Diocesano, un rappresentante dei preti ordinati 50 anni fa, Don Giovanni Battista Toniolo, e un rappresentante dei preti ordinati 25 anni fa, tra l'altro come sottoscritto, Don Pierpaolo Peron. Benvenuti a tutti. Tra l'altro è anche bello dire, mi segnalava Don Giuliano, che molti preti stanno seguendo anche individualmente questo momento di diretta, però ci sono anche delle congreghe riunite, quella di Legnaro, del Vicariato dei Colli, di Valstagna Fonzaso ed altre ancora. Quindi è anche proprio bello che questo momento abbia anche un risvolto proprio di comunità e di fraternità. Al termine di questa diretta ci sarà anche proprio l'opportunità poi di porre qualche gesto concreto di fraternità. Il seminario maggiore, il seminario che noi amiamo e che sosteniamo, vive due anniversari particolari. Allora lascio immediatamente la parola a Don Stefano Dal Santo, che in un intervento video ci dà con la sua competenza alcuni dettagli, ecco, sul senso e sull'inquadramento, ecco, di questi due importanti anniversari, 450 anni dalla fondazione, 350 anni dalla rifondazione ad opera del Barbarigo stesso. Seguiamo allora. Tra la fine del 2019 e la fine del 2020 cadono due importanti ricorrenze anniversarie per la storia del nostro seminario. 450 anni or sono, il 29 dicembre 1569, la diocesi di Padova, obbedendo ai dettati del Concilio di Trento, appena concluso, apriva il suo primo seminario, non lontano dalla Basilica del Santo, in una casa presa in affitto, a dire l'urgente necessità di una scelta non più rimandabile. Solo 10 anni dopo, questo primo seminario avrebbe avuto una sua sede stabile, comperata dal vescovo Federico Corner. Sorgeva in via Bonporti, a due passi dal vescovado. 40 ragazzi, all'incirca dodicenni, cominciavano un percorso di 5 anni, fatto di studio, di preghiera, di disciplina, come allora si diceva, che sarebbe continuato poi fuori del seminario, nelle chiese, nelle parrocchie, fino all'ordinazione. A qualcuno di noi potrebbe sembrare poca cosa, ma fu in realtà l'inizio di un percorso che cambiò il volto dei ministri ordinati. Finalmente, dopo secoli, la Chiesa si faceva carico direttamente della loro preparazione, cioè
se li prendeva a cuore. Cento anni più tardi, cioè 350 anni fa, il 4 novembre 1670, proprio in questo luogo, qui siamo nella biblioteca antica del seminario, apriva le sue porte a un centinaio di alunni il nuovo seminario, voluto da San Gregorio Barbarigo, come Cor Cordis, cuore del suo cuore. Un istituto che, a differenza o meglio a completamento del primo, accompagnava i giovani fino all'ordinazione, un seminario maggiore, diremmo noi oggi, offrendo loro una formazione approfondita, completa, all'avanguardia, sotto il profilo spirituale, intellettuale e pastorale. Perché, per usare le parole del cardinale Barbarigo, si formino buoni e operosi operai per la cura delle anime, uomini di santità e di dottrina. Questa storia, una storia bella, avremmo voluto raccontare in modo un po' più approfondito in questa festa di San Gregorio. Ma confidiamo che il buon Dio non ce ne farà mancare l'occasione. Grazie a Don Stefano. E tra l'altro a breve sarà disponibile una versione più estesa, una versione lunga, ecco, di questo video sul canale YouTube della Diocesi di Padova. Allora siamo entrati dal punto di vista della storia, della prospettiva lunga dello scorrere degli anni e dei secoli in questa festa di San Gregorio Barbarigo, che per noi, i preti di Padova, è sempre stata anche occasione per ringraziare, per festeggiare tutti coloro che vivono un particolare anniversario. Allora, dietro questo elenco di nomi che ritengo opportuno di riportarvi integralmente, ci sono storie di grande dedizione, di grande servizio a questa nostra diocesi. Allora, pazientate mentre proprio scandisco i loro nomi, gli anniversari di coloro che sono arrivati al traguardo dei 70 anni di ordinazione presbiterale. Benacchio Giuseppe, Frigo Candido e il vescovo Alfredo Magarotto, che tra l'altro ricorda pure 30 anni di servizio episcopale. Al traguardo dei 65 anni di ordinazione sono giunti Brasolin Antonio, Cauduro Silvio, Cappello Giovanni, Dante Narciso, Garbin Antonio, Signori Franco, Tumolero Elio, e con loro festeggia anche il vescovo emerito di Mantova, Egidio Caporello, il tuo vescovo, credo, Claudio, per un bel po', no? Forse il vescovo di ordinazione addirittura, non il vescovo di ordinazione. A questi, che festeggiano i 65 anni di ordinazione, si aggiunge anche un altro vescovo, il vescovo Adelio Giuseppe Tomasin, dell'opera Don Calabria, nativo di Monte Galdella, che attualmente si trova in Brasile, un vescovo missionario. I 60 anni di ordinazione, Bottin Lino, Bragagnolo Giuseppe, Cattellan Pio, Cecchetto Lino, Lievore Pietro, San Donà Pier Giorgio, Volpin Graziano. A quota 55 sono arrivati Bressan Carlo, Busina Augusto, Creuso Quintino, Ferrazzi Ruggero, Gaiani Lorenzo, Marescotti Lorenzo, Marinello Agostino, Milan Francesco, Minozzi Riccardo, Oleoni Alessandro, Puatto Franco, Rizzato Renzo, Rodighiero Enrico, Roncolato Angelo, Scarabello Giovanni, Terrin Aldo Natale. E
al di là degli anniversari di ordinazione presbiterale, un ricordo anche per i 100 anni, festeggiati qualche mese fa soltanto, da Don Mario Ceccato, che risiede a Galzignano Terme, e credo abbia festeggiato anche proprio in presenza del nostro vescovo, con una cena, un pranzo, quindi anche in una maniera bella, credo. Dai 100 anni di vita di Don Mario ai 50 anni di ordinazione. Abbiamo qui, in questi ambienti del San Luca, uno di questi preti consacrati 50 anni fa, Don Giovanni Battista Toniolo, benvenuto a te. E sei attualmente parroco di Stra, dopo aver ricoperto tutta una serie di incarichi, anche servizi diocesani. E nomino i tuoi compagni di ordinazione per poi farti una domanda e dare la parola alla tua esperienza, ma direi anche a un punto di vista della tua intera classe di ordinazione ordinata all'indomani del Concilio Vaticano II. Allora, i nomi di coloro che fanno il 50° sono Alberti Francesco, Alessio Severino, Andreotti Aldo, Bettin Marcello, Bevilacqua Bruno, Chelin Giovanni, Cogo Bruno, Dall'Igna Umberto, Daniele Carlo, Ferro Elia, tra l'altro ricordiamo in un passaggio difficile di salute, si sta ristabilendo dopo un ictus, Friso Giorgio, Parpagiola Ernesto, Piovan Tiziano, Pontarin Antonio, Temporin Gino, Toniolo Giovanni Battista, appunto, che sei qui in studio con noi, e Turatto Bruno. Si aggiunge a questa lista del 50° il vescovo Guerrino Perin Comboniano, nativo di Rivale di Pianiga, e celebra anche i 25 anni di episcopato e si trova attualmente in Africa, nel tormentato stato della Repubblica Centrafricana, dove siamo anche impegnati con delle opere del QAM. Vengo a te, caro Don Giovanni Battista. Una domanda per te, ma appunto intendo quasi porla a tutti coloro che con te sono stati ordinati poco dopo la fine del Concilio Vaticano II. Sono passati molti anni da allora. Dal tuo punto di vista proprio personale ed esistenziale, puoi sintetizzare, perché è una domanda molto ampia, con qualche flash proprio il modo con cui la Chiesa nel suo complesso è cambiata così tanto dal 70 ai nostri giorni? E per te, come credente, come prete, quali sono stati i cambiamenti più provocanti, più incisivi? Ecco, ti chiedo anche un po' di sintesi perché l'argomento è immenso. Sì, certo, non so se riesco a rispondere alla tua domanda. E certamente sono 50 anni vissuti intensamente, grazie a Dio. Anzi, ne aggiungo altri 5 perché in questa storia entrano in maniera molto significativa i 5 anni di teologia, che sono proprio iniziati proprio all'indomani del Concilio Vaticano II. E non posso non ricordarli con un grande entusiasmo. Erano anni di un grande fermento, non soltanto ecclesiale, ma anche sociale, culturale. Basti pensare che in quegli anni, coincide poi il 68, pensiamo alle esperienze nuove del Concilio Vaticano II, la comunità dell'Isolotto di Firenze, la comunità di San Paolo fuori delle mura a Roma, nascevano esperienze nuove come la comunità di Bose, e quindi era un periodo di grande fermento, e questo fermento noi lo vivevamo anche nel nostro studio, nel nostro vissuto di amici che stavamo condividendo la stessa preparazione al ministero. E penso come si sentisse il bisogno di conoscere questa realtà nuova, ricca di fermenti. A me piacerebbe riandare un po' anche l'esperienza personale, se non ho molto tempo, ma devo andare almeno a 3 esperienze molto velocemente. Terminato il liceo classico, la maturità, proprio in questo contesto di fermento culturale, sociale, ecclesiale, ho avvertito l'urgenza di completare una formazione che mi mancava, la conoscenza della cultura moderna. E mi è venuta l'idea di incontrare Don Luigi Sartori, che mi desse qualche orientamento. E mi ha suggerito, allora erano 5 volumi, l'opera di Charles Merle, Letteratura moderna e cristianesimo. Questo per me è stato così, aprimi un mondo, entrai in una realtà che poi diventava oggetto di discussioni, di dialogo tra amici in seminario. Poi l'esperienza pastorale, gli anni in cui cominciavamo ad andare in parrocchia, e mi ricordo come l'incontro con i giovani, in modo particolare con gli scout che ho frequentato molto, diventava oggetto di ricerca ulteriore. Tornando in seminario la domenica pomeriggio c'era la voglia di dire: ma come potrei rispondere?
forse c'era ancora la pretesa di rispondere più che di ascoltare, molto probabilmente, ma certamente era stimolante. E poi lo studio, ricordo studio vivacissimo della teologia, perché non ci interessava quello che ci veniva richiesto proprio formalmente, ma quante volte fino a tarda notte ci trovavamo con alcuni a studiare i documenti del Concilio Vaticano II. Per cui poi le lezioni scolastiche erano vivacissime, a volte addirittura segnate da una certa provocazione. Ricordo Monsignor Ofelli come stava un po' il gioco quando praticamente gli ponevamo certe questioni, Don Roberto Tura, cioè soldi gli accenni, ma Don Giovanni Leone, cioè vissute, erano lezioni vissute, vivaci, no? Proprio anche perché preparate da un prima e seguiva poi anche un dopo. A partire da questa formazione teologica, formazione pastorale, ovviamente con tutte le ricadute spirituali che ci possono essere state e ci sono tuttora, mi sembra che nel cammino del ministero si sono focalizzati quattro punti che mi riportano alle quattro costituzioni del Concilio Vaticano II, che però ruotano tutti intorno all'idea di una Chiesa che è davvero comunione. Ed è comunione perché? Il primo ce lo ricorda la Lumen Gentium, perché, e questo l'ho anche, questo tema l'ho ripreso quando ero direttore Caritas, no? Nel giustificare l'organismo pastorale della Caritas, la Chiesa nasce dal Dio che è Trinità. Il Concilio Vaticano II circa De Trinitate Ecclesiae, che equivale a dire De Caritate Ecclesiae, cioè della carità, dell'amore di Dio stesso. Per continuare che cosa? Quel dialogo che Dio ha reso sempre più vivo con gli uomini, che la Dei Verbum, l'altra costituzione conciliare, descrive come un desiderio di Dio di dialogare con gli uomini. Ecco, la Chiesa che è comunione è anche una Chiesa che è chiamata a dialogare, nel proprio interno, ma a dialogare anche con il mondo. Pensiamo al grande documento Ecclesiam Suam di Paolo VI, ad esempio. Una Chiesa quindi che mostra il suo volto comunionale in modo particolare quando celebra la liturgia. Anche qui una liturgia che non è più la liturgia del prete e basta, ma è la liturgia del popolo di Dio. O meglio ancora, azione di Cristo e della sua Chiesa che è il suo corpo. E qui ci sarebbe anche molto da dire, da riprendere. E appunto questa Chiesa, che è popolo di Dio, che è in dialogo con Dio, che è chiamata a continuare questo dialogo, è una Chiesa nel mondo. La Costituzione pastorale Gaudium et Spes, che per me mi ha offerto un criterio guida fortissimo e che lo riassumo in quel breve passaggio quando dice che di fronte alle problematiche attuali per una Chiesa che si pone veramente in dialogo con il mondo, che sta dentro il mondo, deve lasciarsi guidare dalla luce del Vangelo e dall'esperienza umana. A questo punto io vorrei, proprio anche per poco tempo che abbiamo, dare testimonianza molto personale di come queste convinzioni mi hanno accompagnato nel mio ministero. Mi hanno accompagnato per un cammino che non poteva non significare il desiderio di un rinnovamento continuo. La sensazione che tante volte abbiamo percepito in questi anni, che ho percepito, che dopo quegli anni di entusiasmo, segnato appunto del desiderio di vivere intensamente questo essere Chiesa presente nella storia, a un certo punto si sono sorti tanti paletti e un concilio che è stato un pochino impacchettato in un certo senso, no? E allora, se mi è concesso, io riassumerei la mia esperienza in queste conclusioni che ritengo anche delle convinzioni totalmente valide, cioè ricomincerei il mio ministero a partire da queste convinzioni. Il primo, riprendere il Vaticano II, l'ho già appena detto, considerandolo non un evento concluso, ma un evento aperto all'oggi e al futuro. Forse la Gaudium et Spes è proprio questo documento, più degli altri, che ci parla proprio di questo bisogno di continuare un dialogo, di continuare un'apertura sull'oggi. Ripeto, per me Gaudium et Spes, che ho riletto più volte, di cui ho riferito, questo che per me è diventato un criterio di ricerca, di studio, anche di discernimento, e dice come il cammino è aperto. Quel documento
dice qualcosa che è iniziato ma che deve continuare. Quindi è davvero importante approfondire questi documenti del Concilio in modo tale da far sì che sempre più la Chiesa e le comunità cristiane nella Chiesa siano veramente esperienze di fraternità. Cioè, quello che mi sta a cuore, sia alla luce del Concilio Vaticano II, ma dell'esperienza, dei vissuti nella comunità cristiana, devono venire prima le relazioni umane e fraterne in tessuti di fiducia e poi l'organizzazione, l'istituzione. Tante volte mi sembra che questi organizzare, istituzionalizzare abbia preso, abbia prevalso, ecco, su questo bisogno di autentiche relazioni fraterne. Una Chiesa quindi in dialogo, che cammina con l'uomo. E quindi un altro aspetto che mi sta a cuore. Ti devo sollecitare anche a chiudere, perché sento che hai una grande passione. Sì, no. È un cammino notevole ed è anche molto bello sentire, anche per me che sono nato in altri tempi, sentire la tua passione, ma ti devo chiedere di sintetizzare, perdona. Vado verso la fine proprio in maniera telegrafica. Quindi una Chiesa, dicevo, che cammina con l'uomo, e quindi una Chiesa aperta all'ascolto di ciò che l'uomo riflette su se stesso. Penso al contributo delle scienze umane, che secondo me non sono ancora prese sul serio in ordine al contributo che possono dare in rapporto al comportamento dell'uomo, a ciò che sono le attese dell'uomo. E poi un altro criterio, che è un criterio che poi direi sempre in fieri, è quello che ho preso, che è stato un criterio che mi ha accompagnato nel rinnovamento della catechesi, la fedeltà a Dio e la fedeltà all'uomo. È un criterio che scaturisce dal mistero fondamentale dell'incarnazione, per me poi di fatto praticamente si è tradotto in che cosa? Soprattutto in preparazione delle mie omelie, il Vangelo, e insieme il quotidiano. E oggi questa fedeltà, e termino, per me significa riconoscere piena dignità alla persona, alla sua libertà, alla sua coscienza. Come è bello sentire che Papa Francesco riconosce che a volte noi abbiamo appesantito la vita dei cristiani, ci siamo sostituiti alla coscienza dei cristiani. No, noi non possiamo più sostituirci. C'è un enorme gap, direi, a livello culturale, proprio già a questo livello. E concludo. Don Giovanni, sei arrivato a Papa Francesco i nostri giorni, quindi... E allora faccio mia un'affermazione, la leggo, di Lafon, un'affermazione che sarebbe sufficiente da sola a dirmi di rimettermi in gioco alla mia età. La leggo. Da diversi anni mi chiedo come potrei riassumere il messaggio del Concilio Vaticano II. Sono arrivato alla formula: Dio è misericordia ed è consentito essere uomini. Da qui ripartirei di nuovo. Grazie, grazie Don Giovanni, anche proprio per la passione che si è chiaramente percepita, e un po' mi scuso anche con te per averti compresso, ma credo sia importante tenere aperte più piste, la prospettiva di chi proprio ha sentito tutta la potenza e la forza del Concilio. E chi vive anche qualche altra esperienza, che esercita il ministero da qualche anno in meno o come laico, credente, coniugato, amministratore politico, eccetera, ha un altro punto di vista. Ecco. Accanto a Don Giovanni e ai suoi compagni di ordinazione è tempo ora di ascoltare un saluto in video di un altro prete, nonché anche religioso, frate minore, francescano, padre Vittorio Bellè, parroco di San Francesco in Padova, festeggia i 50 anni di presbiterato, ci offre una condivisione personale e dà anche un annuncio. Non possiamo dire che è una nomina, perché ecco, non sottostà in questo senso pienamente all'autorità del vescovo della chiesa locale, una decisione ovviamente concordata tra diocesi e frati minori francescani. Seguiamo allora questo video, questo saluto e questo annuncio. Sono padre Vittorio Bellè, frate minore, parroco di San Francesco in Padova del 2011. Quest'anno celebro i 50 anni di sacerdozio e ringrazio il Signore per questo dono, ma anche perché di questi 50 anni di sacerdozio, 38 li ho passati in parrocchia, magari cambiando, perché
noi frati dovremmo avere sempre la valigia pronta, come suggeriva il nostro maestro di noviziato. E ho cambiato diverse parrocchie. Ho cominciato la prima parrocchia in diocesi di Padova, San Giacomo di Monselice, e concludo il mio ministero di parroco a San Francesco in Padova, sempre nella stessa diocesi. E sono contento di aver passato tutti questi anni in parrocchia, escluso appunto quella parentesi in cui i superiori mi hanno chiesto altri compiti nella formazione e nel governo della provincia. Però direi che ringrazio veramente il Signore per il tempo che ho passato con la gente, tra la gente, e soprattutto perché la mia esperienza in parrocchia è stata un'esperienza di famiglia, una famiglia di famiglia. Anche qui a San Francesco devo dire che mi sono trovato veramente bene in famiglia. Ci troviamo nella sala della Scuola della Carità, che richiama un po' l'origine della nostra presenza di frati qui a Padova, in San Francesco. La Sala della Carità è stata voluta dai coniugi Baldo e Sibilla, due terziari francescani che non avevano figli, e hanno investito il loro capitale nel costruire il primo ospedale cittadino, e hanno voluto che a servizio dell'ospedale ci fosse una comunità di frati minori, figli di San Francesco. Per cui dal 1414 i frati si trovano qui, in questo luogo, a San Francesco. Nel 1810 Napoleone, sopprimendo tutti gli ordini religiosi, ha espulso dal convento di San Francesco i francescani. Siamo ritornati nel 1914, voluto dal vescovo di allora di Padova, Monsignor Pelizzo, e tornando ci è stata anche affidata la cura della parrocchia, che in quei 100 anni era stata curata dai sacerdoti diocesani, esattamente dal parroco di San Lorenzo, la cui chiesa era stata distrutta appunto da Napoleone. Dicevo che siamo qui dal 1414, siamo ritornati dopo la soppressione napoleonica nel 1914, e adesso purtroppo i superiori, data la situazione critica che versa la nostra provincia religiosa di frati minori del nord Italia, hanno deciso di chiudere la comunità francescana di San Francesco in Padova e di riconsegnare la parrocchia alla diocesi con tutti i beni annessi alla parrocchia stessa. Noi rimane soltanto di dire obbedisco, chiniamo il capo. Ecco, siamo certi però che la diocesi impegnerà anche questo luogo, che richiama sempre la presenza di San Francesco, in maniera che il ricordo dei francescani sia sempre vivo. E quello che abbiamo tentato di seminare in questi anni, sono convinto che qualcosa porterà come frutto. E noi lasciamo, senz'altro con un certo rimpianto, una certa nostalgia e anche una certa sofferenza da parte di qualcuno, questo luogo, ma siamo convinti che ciò che i frati hanno realizzato in questi anni qui a San Francesco, penso il lungo parrocato di padre Mariano Girotto, 38 anni, segnato pesantemente anche dalla situazione critica, politica,
prima il periodo del fascismo e poi della guerra, ecco, che ha formato tanti giovani il padre Mariano. Sono convinto che il bene fatto dai frati continuerà ad essere presente e continuerà. Sento di ringraziare padre Vittorio e attraverso di lui ringraziare tutta la grande famiglia dei frati minori. Avete percepito anche l'amarezza con cui ci ha dato questo annuncio e al tempo stesso anche la serenità di dire riconsegniamo nelle mani della diocesi e della città di Padova, ecco, quel che abbiamo costruito in secoli di presenza, come cambiano velocemente anche le nostre comunità e le situazioni. Siamo in un tempo probabilmente di cambiamenti accelerati, ecco, mi ha colpito proprio questo sguardo storico e questo arrivare a un'attualità che ci chiede anche decisioni non facili. Grazie allora padre Vittorio e attraverso di te anche proprio a tutti i religiosi che si spendono a livello di pastorale nella e con la nostra diocesi. Qui in studio con noi, in questi ambienti del San Luca, c'è il Vescovo Claudio. Il Vescovo Claudio che pochi giorni fa ha festeggiato i suoi 40 anni di ordinazione presbiterale e ha festeggiato con i suoi coscritti qui della diocesi di Padova. E è il tempo allora di porre una domanda anche a te, perché questo tempo inedito della pandemia da Covid-19 non è stato facile per tantissime persone ed è stato un dramma, ma è stato un momento molto provocante e faticoso anche per i vescovi, anche per te come vescovo. Che cosa ci hai visto di stimolante in questo tempo di pandemia? Non soltanto cose negative, inquietanti, ma anche qualche spunto buono. Si può dire che anche da questa, che resta una tragedia, una fatica, ci è venuto qualcosa di utile? Cosa hai toccato con mano, caro Vescovo Claudio? Intanto anch'io mi unisco a dire grazie ai padri che se ne andranno, perché è stata una bella testimonianza anche il loro modo di andare via. È stato interessante, in modo molto semplice, molto umile, riconoscente. Insomma, mi sembra che sia una cosa bella anche questo lasciarci. In questo periodo io l'ho vissuto in modo un po' particolare, provocato dalle decisioni che c'erano da prendere, ma contemporaneamente interessato a cogliere che cosa il Signore ci stava insegnando tramite questa esperienza nella quale comunque c'era anche lui, anche se non come colui che voleva la nostra sofferenza o le nostre preoccupazioni. Io ho visto vedo due cose belle. La prima è quella legata all'angolo bello. Parlo da pastore, perché l'angolo bello mi ha ha sollecitato la consapevolezza che il battesimo ci dà una dignità e un'abilità a compiere gli atti del cristiano in tutta la loro ricchezza e in tutta la loro consistenza. Per cui immaginare che in casa ci fossero degli uomini, delle donne che dicevano una preghiera, che esercitavano il loro sacerdozio, quello che nasce dal battesimo, mi ha rallegrato il cuore. C'era una battuta: abbiamo chiuso le chiese, noi non le abbiamo chiuse in realtà, abbiamo chiuso le chiese, ma abbiamo aperto tante chiese nelle nostre case. E credo che questa sia un'immagine importante che ci deve custodire, tra l'altro mettendo dentro un'esperienza quelle indicazioni che ci eravamo dati all'inizio dell'anno pastorale. Io diamoci appuntamento attorno al fonte battesimale, e il fonte battesimale abbiamo dovuto prenderlo in considerazione in tutte le nostre case. Dal fonte battesimale nasce il nostro essere cristiani, il nostro essere inseriti nel mondo, nella nostra vita, nella nostra storia, nelle relazioni familiari e amicali e sociali nelle quali noi viviamo, e penso che sia lì che tutti noi siamo chiamati a vivere la nostra fede e il nostro battesimo. Questo mi sembra stato un richiamo molto bello e molto importante, detto con un'immagine, l'angolo bello.
Abbiamo incontrato i vicari foranei e i vicepresidenti dei consigli pastorali dei vicariati e lì abbiamo indicato un'altra strada che si lega, secondo me si lega proprio all'Eucarestia. Ed è, riprendendo anche quanto diceva Don Giovanni, ed è un'esperienza di vivere il nostro essere cristiani dentro relazioni fraterne. Questa è l'occasione grande, importante. Io lo chiamerei, per fare da contraltare all'angolo bello, il pane buono. Lo chiamerei proprio così, perché mi sembra che i poveri, noi prevediamo che ci sia un tempo di sofferenza, di povertà per tante persone, più di quelle che vivevano adesso nella povertà. E mi chiedo quali comunità possono essere spazio di accoglienza, di consolazione per le persone che saranno in difficoltà. E credo che questo spazio nasca dall'Eucarestia, da quello che l'Eucarestia riesce a costruire, un amore fraterno che è richiesto dalla celebrazione che noi facciamo, per non staccare il nostro pregare, il nostro celebrare il Signore dalla nostra vita. Il fatto che noi celebriamo ci impone di essere attenti a tutti coloro che sono nella difficoltà, e tutti noi che celebriamo l'Eucaristia, non soltanto noi preti e non soltanto la Caritas, siamo i missionari dell'amore del Padre che ci è comunicato nella celebrazione dell'Eucaristia. E allora questa esperienza che abbiamo davanti, non si tratta di organizzare altre cose, ma si tratta di creare questo contesto di calore, di affetto, di amicizia, di fraternità, proprio perché crediamo nel Signore, ascoltiamo la sua parola e celebriamo l'Eucaristia. Ecco, anche questa si apre come una grande opportunità. Battesimo ed Eucaristia non erano nati con questa intenzione, ma di fatto questi sono i riferimenti. Quindi c'è un terzo punto. Ultimo punto ed è questo. A me in questa esperienza sono nate tante domande e tante sollecitazioni. Non vorrei consumare queste domande e queste sollecitazioni dando delle risposte da solo. Mi piacerebbe che le tenessimo aperte. Sono forse anche di più di quelle che ho intuito io, senz'altro, anzi lo sono, ma c'è un momento in cui dobbiamo saperle raccogliere. Dobbiamo raccogliere domande e sollecitazioni per dare una risposta insieme, non isolatamente, come Chiesa. Grazie, il Vescovo sa essere sempre molto efficace, molto anche sintetico. Il battesimo nella famiglia, la centralità della famiglia come Chiesa domestica, l'Eucaristia che ci costituisce nelle relazioni, ed infine anche questa chiamata a non risolvere in maniera troppo sbrigativa delle domande, a vivere insieme questo percorso di ricerca in cui ci lasciamo interpellare dallo Spirito che ci parla attraverso la storia. Hai parlato di relazioni fraterne, Vescovo Claudio, e ti ringrazio perché Vicario Generale, che è un po' il nostro valletto, e lo ringrazio anche, ci dà qualche comunicazione mentre siamo qui in diretta, mi segnala che sulla chat arrivano saluti dai confini della diocesi, da parrocchie, da preti che si sono messi insieme, anche la congrega per esempio di Campagna Lupia, dal collegio Barbarigo, missionari sparsi nel mondo, e si fanno gli auguri in modo particolare ai festeggiati. Ecco, anche questo con il mezzo telematico però dice un desiderio di relazioni fraterne vere, ed è una cosa bella, ecco, segnalare questo. Passiamo dai 40 anni del Vescovo Claudio ai 25 anni di ordinazione di Don Pierpaolo Perone e dei suoi compagni, che sono Arduini, Cristiano, Bagnara Fabrizio, Bortolato Paolo, Dona Massimo, Fanton Luca, Gobbi Raffaele, che poi sarei io, Mischiati Lorenzo, Rossi Bruno e appunto Don Pierpaolo, conosciuto anche come Don Pio, che è qui in studio, a cui porgo ora una domanda, non prima di ricordare che lui è anche un fratello prete, Don Alberto, che sta seguendo con la sua congrega, credo a Vastagna, Fonzaso. Ecco, era per dare anche un tocco di famiglia a questo nostro ritrovarci. Don Pierpaolo, cosa fa un parroco, cosa ha fatto un parroco in questo urto tremendo che è stata la pandemia, e come vivere la paternità spirituale, come esercitare la propria funzione, anche funzione, il dono, ecco, è il mistero di essere pastore al servizio del popolo di Dio. Telefona, fa video, disegna. Abbiamo chiamato te anche perché sappiamo che sei molto creativo ed ingegnoso. A posto.
Beh, credo che conoscendo un po', parlando con la gente, ciascuno si è accorto che tutti hanno vissuto in maniera diversissima questo tempo. C'è chi l'ha vissuto benissimo e chi l'ha vissuto malissimo, chi non vedeva l'ora di fermarsi e chi non riusciva a star fermo, chi nella tragicità del momento ha saputo essere in qualche modo, ecco, creativo, chi ha avuto proprio il tempo di fare silenzio, di fermarsi proprio. Ecco, per me è stato un tempo curioso, questo tempo così strano, un tempo curioso nel senso che ero proprio curioso e sono curioso di vedere cosa nasce da questo tempo. E ho avuto paura e ho paura di sprecare questo tempo, non tanto di perderlo, perdere tempo, ma proprio di fare sì che questo tempo passi in fretta e però che non cambi davvero quello che vorremmo cambiasse. Ci siamo fermati che eravamo tutti un pochettino stanchi, lamentosi, che le cose non funzionavano e ecco, adesso che c'è questa ripresa credo abbiamo bisogno di riuscire a cambiare un po' mentalità. 50 anni di concilio non sono bastati per cambiare davvero mentalità e chiesa, ma non bastano 4 mesi, però c'è bisogno proprio di cogliere l'occasione, ecco. E cosa ho fatto? Quello che si poteva fare, nel senso che l'Eucaristia non si poteva fare, quindi ciò che si poteva fare era la parola, preso in mano la parola di Dio, ho cercato di fare un commento su YouTube ogni giorno. Questo mi ha aiutato perché, essendo parecchio pigro, ecco, ero costretto a mettermi a fare qualcosa di importante, di serio. Questo davvero è stato un cammino con la parola, anche a livello personale, molto, molto importante. E anche poi di ritorno, nel senso che la gente poi in qualche modo continuava a commentare ecco, con gli strumenti che potevamo avere. E si è fatto tutto quello che si poteva fare con gli incontri con Zoom e con tutto il resto e così via, le messe in diretta. Ecco, quello che adesso mi aspetto da una comunità, dalla parrocchia, dalla chiesa, ma chi lo sa, si vorrebbe tanto un guru, ci vorrebbe essere una persona illuminata, uno che ha l'intuizione di quello che non ci sarà. E forse anche questo tempo dice proprio che dobbiamo mettere insieme, come diceva Don Claudio, i pezzi, le idee che abbiamo, proprio come un puzzle, ognuno mette il suo pezzettino, la sua esperienza, e riuscire a capire cosa adesso nasce da questo post e da questa nuova chiesa probabilmente, anche perché continuamente ci sono novità. Abbiamo aperto con ansia le chiese, non vedevamo l'ora di aprire, pensavamo di dover moltiplicare le messe, chissà che folla arrivava dietro. Invece siamo ancora qui a lamentarci che non ci sono i giovani, che non ci sono le famiglie, i bambini dove sono, e quindi anche questo ci pone un interrogativo, dire, ma Don Pierpaolo, farai il Grest? Non facciamo Grest, non facciamo il Capiscuola, non facciamo la Sagra. E anche questa è un'altra domanda, ci siamo accorti che la Chiesa vive lo stesso, cioè se togliamo la Sagra e il Grest e i Capiscuola, cosa resta della Chiesa? Mamma mia. E la Chiesa però c'è lo stesso. Allora qual è l'essenziale di questa Chiesa? E nascono tante provocazioni, penso così in maniera, no, siamo stati senza Eucaristia, abbiamo sofferto tutti la mancanza dell'Eucaristia e in maniera anche davvero pesante, tragica, e mi chiedo, quando togliamo, noi togliamo a persone l'Eucaristia per sempre, che diciamo non possiamo, queste persone non possono ricevere l'Eucaristia, anche questa è una domanda che mi sono fatto, proprio vedendo la sofferenza di restare senza Eucaristia. Dire, il Papa Francesco ci invita a essere in questo tema prudenti ma anche audaci, dice nell'Evangelii Gaudium. Ecco, sempre nell'Evangelii Gaudium dice Papa Francesco di non aver paura di sbagliare. Ecco, credo che questo sia un tempo creativo e che possiamo proprio avere la fantasia dello spirito, lo spirito è sempre fantasioso, soffia in maniera molto, molto sempre nuova e creativa, l'amore è sempre creativo. Ecco, Papa Francesco ci invita a non aver paura di sbagliare, aver paura piuttosto di adagiarsi e di stare troppo comodi su quello che sono le nostre sicurezze. Quindi, ecco, avere questa capacità di provare a fare cose nuove, non tanto a fare le cose, ma proprio a cambiare un po' testa. Ma Don Pierpaolo, hai detto che saresti pigro, mi sembra che invece dallo spaccato che ci hai prospettato c'è molto dinamismo, ci sono inquietudini, c'è anche una ricerca, ecco, hai detto la ricerca dell'essenziale, di andare a quello che è irrinunciabile,
ed ecco, mi sembra anche un passaggio da riprendere. Allora, grazie Don Pierpaolo a te e agli altri tuoi compagni di ordinazione, e faccio un balzo perché il tempo un po' è tiranno e dobbiamo passare dai 25 anni di ordinazione a coloro che il 5 luglio del 2020 alle ore 18 nella Basilica Cattedrale in Padova saranno consacrati presbiteri per l'invocazione dello Spirito e l'imposizione delle mani da parte del Vescovo Claudio, e in una celebrazione con molte restrizioni, certamente una forma alquanto inedita. Si chiamano Bonetto Eros e Gottardo Luca, hanno registrato un saluto direi fresco e accogliamo volentieri proprio la loro testimonianza. Buongiorno, mi chiamo Don Eros Bonetto, sono originario della parrocchia di Bronzola di Campodarsego, diacono dallo scorso ottobre e prossimo prete il 5 luglio in cattedrale a Padova alle 18, e quest'anno sono diacono qui del seminario maggiore di Padova dove ci troviamo ora insieme a Don Luca Gottardo, sono della parrocchia di Arlesega di Mestrino, e anch'io insieme ad Eros siamo diaconi insomma quest'anno. In un anno un po' particolare, ecco. È un anno proprio particolare perché, ad esempio, il seminario maggiore in cui siamo adesso è vuoto, nel senso non ci sono i seminaristi che rientreranno domenica sera invece per ricominciare un po' l'anno formativo in presenza. E anche per noi, come diceva Don Luca, è stato un anno proprio particolare, diverso da come ce lo immaginavamo. Certo. Pensavo all'inizio della Quaresima, un po' dicevamo, che bello, con l'inizio della Quaresima si inizierà con tutta la preparazione per arrivare all'ordinazione. Certo, il centro è un po' la Pasqua, ma il culmine, noi ovviamente l'ordinazione era il giorno di Pentecoste, il 31 di maggio. Però proprio il giorno prima di iniziare la Quaresima è stato chiuso tutto, e quindi per noi tutti anche i sogni, le aspettative che un po' ecco, ti attendi in questi mesi di preparazione è saltato un po' tutto, ecco. Non so per te Eros, ma per me insomma è stato un periodo molto travagliato e fino alla Pasqua insomma l'ho vissuto insomma con molta pesantezza, ma poi ecco ringrazio anche il Signore perché dentro anche questo tempo mi ha permesso ecco forse di ricentrarmi su di Lui, su quello e su quella bellezza, ecco, e forse anche ho sentito molto di più che magari anche in tanti anni di seminario veramente il desiderio di diventare prete, e questo per me è stato veramente anche un dono, e sono contento pur ecco nel travaglio di non sapere quando sarà la data e tutte queste cose qua, sono contento che adesso il 5 luglio avremo la possibilità insomma di diventare preti per questa chiesa. Anche per me è stato proprio un periodo particolare quando è iniziata la Quaresima. E già nella mia testa si erano già materializzati tanti propositi, tante idee, tante aspettative per ordinazione che, come diceva Luca, sarebbe stata il 31 maggio, quindi saremmo già preti ora, e invece poi è stata spostata, come sapete, come abbiamo detto, al prossimo 5 luglio. Io ho trascorso questa quarantena in seminario minore, dove quest'anno svolgo il servizio di educatore dei ragazzi delle superiori, e dove è ancora presente anche adesso, anche durante il tempo di quarantena, la comunità di Casa Sant'Andrea con i tre ragazzi in discernimento vocazionale. Non è stato un periodo facile perché chiede di cambiare degli schemi mentali, chiede di cambiare delle aspettative sull'ordinazione, ma anche forse ha influito anche sul mio pensiero sull'essere prete, sul mettere al centro la relazione con Dio, ma anche con gli altri, anche al di là delle cose da fare, dando il primato all'ascolto del Signore, ma anche delle persone che ci sono accanto.
Il prossimo 5 luglio, come vi dicevamo, saremo ordinati preti nella Basilica Cattedrale alle 18. Purtroppo, con la situazione sanitaria attuale, non sarà possibile essere presenti moltissimi, per cui molti di voi non potranno essere presenti, ma potranno ugualmente seguire la celebrazione tramite il canale TV e tramite la diretta streaming trasmessa sul canale YouTube della Diocesi di Padova. Vi chiediamo, visto che con l'ordinazione presbiterale entreremo anche noi dentro la comunità, dentro il presbiterio padovano, ci avrebbe fatto veramente piacere avere anche da voi l'imposizione delle mani. Vi chiediamo quantomeno di accompagnarci proprio e di sostenerci con la preghiera, anche con l'imposizione virtuale delle mani nel momento della celebrazione durante la diretta, proprio per sentirci vicini a voi proprio in questo momento dell'ordinazione. Ecco, quindi anche a nome di Eros noi vi salutiamo tutti quanti e ringraziamo prima di tutto tutti quei preti che sono stati per noi, ecco, degli educatori che ci hanno accompagnato in questi anni di seminario, di formazione. Non solo penso agli educatori, ma penso anche a tutti i preti che abbiamo avuto nelle nostre parrocchie di origine e di servizio, ma anche ringraziamo tutti voi che adesso, entrando a far parte di questo grande presbiterio, insomma, anche ci affidiamo anche un po', come dire, al vostro, ecco, esempio, al vostro accompagnamento, non solo con la preghiera, ma penso anche quando ci rivedremo, aver modo anche magari di un saluto, di conoscerci. Quindi ringraziamo ancora tutti e vi auguriamo di vivere una buona festa di San Gregorio Barbarigo, che è anche per noi la prima, anche se un po' particolare, insomma, da futuri preti novelli. Certamente sentiamo nel cuore di voler donare a questi due ordinandi incoraggiamento, affetto, perché sicuramente il periodo così particolare richiede anche un surplus, un qualcosa di più, in un senso di vicinanza, di prossimità, di preghiera. Ho sentito anche questa espressione, un po' l'imposizione delle mani virtuale, ma sappiamo che è davvero reale quello che lo Spirito fa battendo le distanze, quindi noi ci saremo come presbiterio, al di là della presenza fisica, proprio nella comunione reale, nella comunione dei santi, che è la Chiesa. Allora grazie Eros, grazie Luca, camminate anche proprio sereni, sentendo che c'è un presbiterio che vi accoglie davvero con tanta simpatia. Vi sta parlando un prete, ho dato la parola a due preti, anzi tre preti, uno che è anche vescovo, c'è un laico fra noi, ben trovato, Giovanni Ponchio, un laico fra preti in questa occasione, in questa festa di San Gregorio Barbarigo, proprio per ricordarci, tutto sommato Don Giovanni Battista ha parlato prima di popolo di Dio, che siamo nella Chiesa costituiti ognuno con la nostra vocazione perché questo corpo cresca e si sviluppi, come abbiamo trovato scritto nella lettura dell'ufficio delle letture, ecco, della festa di San Gregorio Barbarigo, un corpo che ha le sue giunture ben coordinate e compaginate, un corpo che è la ricchezza del popolo di Dio con i suoi carismi e ministeri. Giovanni, tu sei un battezzato, sei coniugato, rappresentante del vicariato di Abano Terme dentro il Consiglio Pastorale Diocesano, membro della presidenza del Consiglio Pastorale. Dico questo non per un cursus honorum, per capire il senso del tuo essere qui, giornalista, docente di letteratura italiana, di storia e filosofia, hai seguito la scuola diocesana dell'impegno sociopolitico, sei stato pubblico amministratore nella città di Abano Terme, consigliere, assessore e anche sindaco, e sei presidente delle biblioteche padovane associate. Sei anche scrittore, scrivi di storia del Novecento. Vado subito al punto. Che cosa ti aspetti, tu che sei anche così vicino a questo mondo che è quello della nostra diocesi e dei preti e delle comunità cristiane, che cosa ti aspetti adesso, dopo tutto quel che è successo, dai preti e dalle comunità cristiane? Una domandona anche qui, a te l'onere di riuscire a sintetizzare. Beh, intanto devo dire e devo ringraziare dell'invito a partecipare a questa festa,
perché ringrazio della partecipazione? Perché la mia educazione è dovuta al seminario. Sono stato in seminario per 8 anni e mi ricordo di quanto diceva Don Giovanni, perché lui era in teologia, io ero in liceo. E allora il dibattito conciliare ha investito anche noi ragazzini del liceo allora, no? Che sentivamo i nostri fratelli maggiori discutere, dibattere e affrontare il concilio. Vengo alla domanda, non sfuggo alla domanda. Vorrei partire da 3 aspetti che hanno caratterizzato, potremmo dire, questo periodo di pandemia. Virus, che vuol dire veleno. Che cosa ci ha rivelato il virus? In fondo il virus ci ha disvelato la vera natura della scienza. Siamo in qualche modo usciti da questa idea dogmatica della scienza, ci siamo svegliati dal sonno dogmatico, potremmo dire. Cioè l'idea che la scienza abbia la verità. E invece ci siamo accorti che la scienza è fatta di ipotesi e di verifiche sperimentali dell'ipotesi, e ancora adesso stiamo cercando di verificare se delle ipotesi fatte su questo misterioso male possono essere azzeccate o meno. Ma nello stesso tempo questo disvelamento ci ha messo in evidenza questo, che nel momento in cui si devono fare delle scelte pubbliche, pensate a quello che ha fatto il governo italiano o il governo francese o il governo inglese, occorre avere dei criteri, e questi criteri non sono scientifici, saranno dei criteri etici. Etici. E secondo me quindi questo periodo ha messo in evidenza la primazia dell'etica rispetto alla scienza, cioè il bisogno che l'uomo ha nella sua vita privata e collettiva di possedere un asse, potremmo dire, assiologico, di un asse di valori. E questo lo dico perché in fondo in questo periodo di silenzio e di confusione particolarmente importanti sono state le parole della Chiesa, tanto che un giornale laico e un giornalista laico hanno scritto testualmente queste parole: le parole più significative di questo periodo non le ha dette la scienza, le ha dette la Chiesa. Mi sembra sia stato Sandro Veronesi sul Corriere della esatto. E allora torniamo alla domanda comunità. Allora, secondo me uscendo da questo periodo straordinario per entrare all'ordinario, dovremmo ricordarci che in fondo la comunità cristiana deve essere anche nel territorio un faro etico, una luce etica, una voce etica che dice, che parla alla comunità civile, che non ha paura di parlare, che non è muta, che non è afasica, che non è indifferente. Questo è il primo, secondo me, messaggio che può derivare. Il secondo è legato al cosiddetto distanziamento sociale, io lo chiamerei distanziamento fisico in realtà, più che sociale. Il distanziamento ci insegna in qualche misura la giusta misura, scusate il bisticcio, cioè il fatto che noi abbiamo bisogno nelle relazioni con l'altro di guardarlo da una certa distanza, e questo è il rispetto, respicio. Questo è il rispetto dell'altro. E l'altro elemento che è collegato al distanziamento è il tema dell'isolamento, della solitudine, che significa teterangi, cioè devi abituarti a camminare da solo. Il tema della autonomia. Rispetto e autonomia sono i 2 assi fondamentali su cui poggia il concetto di libertà. L'educazione alla libertà è un grande tema che secondo me è consegnato anche alle comunità cristiane, non solo alle comunità cristiane, ma anche alle comunità cristiane, che non devono rinunciare a questo, perché non si può fare catechesi a prescindere dall'educazione alla libertà, non si può fare associazionismo a prescindere da questo, non si può fare servizio alla collettività, soprattutto non si può essere comunità senza far passare appunto questo messaggio educativo straordinario che la pandemia ci consegna, ma che dovremmo mantenere anche in una nuova e continua pandemia, che è quella educativa che noi tutti attraversiamo. Terzo elemento è il tema della maschera, mascherina, no? Maschera, mascherina.
il tema del io sono responsabile dell'altro, io sono parte di un tutto, io partecipo, è il tema della partecipazione, qui c'è bisogno, Biscuo Claudio in qualche modo lo ha fatto intuire prima, è il tema del fatto che noi siamo comunità sinodale, fatemi passare questo termine, come parrocchia, e c'è la comunità dei preti, c'è la comunità dei preti col vescovo, c'è la comunità diocesana. In fondo la pandemia, vista dal punto di vista laico, potremmo dire, ci può consegnare anche questo tipo di messaggio. E infine, visto che tu hai fatto riferimento giustamente, ho un messaggio per i preti, sì, ho un messaggio per i preti. E il messaggio per i preti è legato al tema della famosa barca. Siamo tutti nella stessa barca. Allora, il problema della barca è questo. È vero che siamo tutti nella stessa barca, però nella barca ci sono ruoli di tipo diverso. E soprattutto il problema della barca è dove cavolo va la barca? Va sugli scogli, va, potremmo dire, a frantumarsi da qualche parte, va nelle secche, dove va la barca? Ora, da questo punto di vista, il tema della barca evocato da Papa Francesco mi ha fatto venire in mente la stessa metafora che viene utilizzata da Platone nel sesto libro della Repubblica. Quando Platone dice, ma in fondo la nostra città è come una barca, c'è un comandante che è il più vigoroso dell'equipaggio, che riesce a pestare un po' tutti, però è un po', non è che ci veda molto bene, e allora tutti della barca cercano di prendere il timone, no? Di possessarsi del timone per ognuno portare la barca dove vuole lui. C'è solo sul fondo della barca uno che non partecipa a questa sorta di, diciamo, sovraffollamento sul timone, ed è uno che guarda le stelle, che sente da dove tira il vento, che sa esattamente dove si potrebbe portare la barca, no? Ma per gli altri, per coloro che stanno ad azzuffarsi attorno al timone, è un personaggio assolutamente inutile. Lui naturalmente parlava del filosofo chiaramente, e io vorrei invece parlare del prete. C'è una somma utilità nella inutilità dei preti dal punto di vista della comunità civile, e cioè l'utilità di coloro che possono indicare la strada, dare un senso al percorso della barca. Molto molto stimolante, Giovanni, qui ci sarebbero tanti approfondimenti possibili. Resta il tema libero al vescovo se vorrà riprendere qualcosa. Per esempio, tu hai parlato molto di educazione a libertà e di autonomia, d'altra parte lo Stato, la nostra convivenza civile ci ha portato anche a delle regole, a delle decisioni che qualche volta abbiamo sentito anche un po' imposte. Allora, come mettere insieme il dovere e la fatica della libertà con anche le necessità dovute, etiche, dovute all'essere società, all'essere Stato? Ma guarda, il tema della responsabilità e del rispetto. Ecco, evo così e tanti altri aspetti, certo, quindi grazie, certo. Giovanni, anche per questo sguardo molto ampio, molto interessante, che è davvero, davvero arricchente. Vescovo Claudio, tra l'altro so che molti dei miei confratelli, ma anche io in realtà, siamo anche in attesa di sentire qualche comunicazione, qualche nomina, qualche notizia sulla vita, ecco, della nostra diocesi, però il vescovo ha proprio campo libero, parla di quello che vuole, e quindi puoi anche proprio, volendo, insomma, reagire, aggiungere, integrare, perché a te tocca la parola finale, quindi ti ascoltiamo. Grazie di questa disponibilità, grazie anche a Giovanni. Io aggiungerei alle cose che ha detto Giovanni un bisogno proprio che sento forte per noi preti e anche per le nostre comunità, quello di restituirci fiducia. Vorremmo anche proporlo come uno degli aspetti per questo anno, ma saperci ascoltare, saperci confrontare, dandoci fiducia gli uni gli altri, recuperandola, eventualmente anche superando quelle disinformazioni o quelle chiacchiere, ecco, nelle quali possiamo incappare talvolta, guardarci con fiducia reciproca tra presbiteri, con i laici, verso i laici verso di noi, verso la diocesi. Forse se avessimo più fiducia reciproca, penso che potremmo collaborare, guardare in avanti
in modo molto più fiducioso e molto più così arricchente, sapendo che abbiamo ancora grandi risorse, forse non tanto nella nostra umanità, che però c'è e che è importante, quanto anche nell'intervento del Signore. In fondo anche oggi celebrare la festa, ci siamo incontrati per le lodi con gli ospiti della Casa del Clero e con altre persone, con il capitolo della cattedrale, e perché celebrare la santità di San Gregorio? Penso che sia proprio per dire che noi contiamo sull'intervento di Dio, su quello che fa Dio, noi ci mettiamo il nostro contributo. Ecco, e quindi credo che questo ci possa aiutare a dire: stiamo facendo tutti un po' fatica, abbiamo tutti i nostri limiti, li vediamo anche negli altri, ma dobbiamo partire dandoci, facendoci un credito di fiducia che ci viene dalla santità di Dio, non viene da noi. Ecco, io prima di dire alcune delle nomine, devo dare tre informazioni, quasi così possono essere utili. La prima è che ho scritto una lettera che consegnerò ai parroci e al vicepresidente dei consigli pastorali, è questa. Coraggio sono io, è una lettera che riguarda i vedovi e le vedove. Vedete, strano, sì, è vero, si è presa isolatamente, è strano, però fa parte di una serie di piccole comunicazioni che si rivolgono alle varie categorie di persone nel campo degli affetti, della gestione dei propri affetti. È nata la Lucia Moris Letizia. E noi abbiamo trattato diffusamente sul problema, sulla dimensione dei risposati che chiedono di accedere di nuovo alla vita della Chiesa. Però il problema della gestione dei propri affetti non riguarda soltanto coloro che si sono separati e poi hanno iniziato una nuova storia, riguarda tanti di noi. E quindi i vedovi e le vedove, e coloro che sono celibi, già ne avevamo parlato, poi gli adolescenti, i giovani, i separati, coloro che sono i conviventi. Ora, per ciascuno di questi volevo così sollecitare una riflessione, o meglio un'attenzione da parte delle nostre comunità, perché nessuno si sente escluso, ma tutti si sentono nella possibilità di camminare. Verrà consegnato ai parroci non perché sia distribuito, ma perché questa lettera sia portata in casa dal parroco o da qualcuno vicino alla comunità che ritiene che quella persona, vedovo o vedova, possa essere interessata a riflettere sulla sua situazione, sul suo stato di vita. Arriverà. La seconda informazione riguarda invece, forse collegabile molto facilmente al battesimo a cui abbiamo fatto riferimento in questo anno, cioè nelle nostre parrocchie, in forza del proprio battesimo, in tantissimi cristiani hanno dedicato tempo, energie, risorse e veramente si sono impegnati, a volte sono stati di esempio anche per noi preti, di dedizione, di attaccamento nei confronti della Chiesa, della missione della Chiesa. A nome della Chiesa hanno servito, non soltanto all'interno, anche all'esterno della Chiesa. Ora vorrei suggerire ai parroci di dire: non potremmo dire un grazie ecclesiale a queste persone? Ecco, in questo senso vorremmo costituire una specie di cetus, ma niente di straordinario. È l'idea appunto di essere riconoscenti e di evidenziare l'esemplarità di alcuni cristiani, la loro interpretazione, la loro vocazione nata dal battesimo, in quanto cristiani, laici. E vi manderò una lettera che spiega anche con il regolamento, per cui se ci fosse qualche suggerimento può essere mandato. Noi vorremmo dare questo riconoscimento in occasione della festa di San Prosdocimo. Per questo avrei bisogno delle indicazioni per quest'anno entro il 1° settembre, indicazioni nominative e in qualche modo motivate, ma vi verrà inviato come fare. La terza informazione è questa: ci stiamo orientando, dopo una certa riflessione, d'accordo con i nostri preti che sono in Ecuador, ci stiamo orientando a
a chiudere, diciamo, questa esperienza in Ecuador. Già se ne era parlato da tempo, adesso siamo presso la diocesi di Guayaquil, e di, eventualmente di vedere un'altra possibilità di esperienza missionaria nuova, dove c'è anche più bisogno di quanto immaginiamo attualmente in Ecuador. Però non siamo ancora in grado di dire dove, perché io non sono ancora stato a vedere, insieme con Don Raffaele, e vorremmo andare e vedere bene di che cosa si tratti, se questa intuizione può essere quella buona. Ecco, si tratta di verificare proprio nel dettaglio, perché poi andiamo noi, ma andiamo preti o laici della nostra diocesi, quindi bisogna essere molto attenti. Ecco, adesso vi dico le nomine, alcune però soltanto, perché c'è un impegno che ci siamo presi e per il quale però non siamo mai sufficientemente strutturati e non ci arriviamo mai a farlo pienamente, che è quello di informare i nostri consigli pastorali prima e in contemporanea alle decisioni che dobbiamo prendere. Sempre abbiamo difficoltà sia nell'essere rispettosi del coinvolgimento delle comunità e dei laici, sia della segretezza di certe, del rispetto di certe decisioni che si prendono e delle scelte che vengono fatte insieme con un prete. Quello che posso dire è che tutto quello che finora abbiamo fatto è effettivamente concordato con i preti. Io non penso finora di aver detto tu devi far questo altrimenti sei disobbediente. Mi sono impegnato il più possibile a condividere, ecco, anche le decisioni insieme con le persone che venivano interpellate. Allora, vi dico quelle che è possibile dire nel rispetto delle informazioni che vanno date prima alle comunità, quindi sono prevalentemente nomine a livello diocesano. La prima è quella di Don Giuliano Miotto, finora parroco delle parrocchie dell'unità pastorale di Borgo Veneto, che ho nominato delegato vescovile per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare e collaboratore nella parrocchia di San Giovanni Bosco in Padova. Non posso spiegarvi tutto, non posso spiegare tutto, nel senso che non c'è il tempo, ma San Giovanni Bosco, i padri salesiani hanno deciso di ritirarsi, siamo riusciti a chiedere che si fermino fino al 21, nel frattempo ci affianchiamo in modo che il passaggio sia il meno traumatico possibile, e questo è il senso della presenza di Don Giuliano. Non è detto che sarà poi nominato parroco di San Giovanni Bosco, non è neanche escluso. Intanto però, come prete diocesano, si avvicina a questa esperienza insieme con Don Marco Gobbatti, che lo accompagnerà. Invece il discorso della razionalizzazione è che noi siamo in una situazione molto preoccupante per quanto riguarda la gestione dei nostri immobili, e quindi dobbiamo a questo punto darci delle priorità, capire che cosa è essenziale, che cosa possiamo mantenere. Tutto non è possibile mantenere come abbiamo fatto nel passato, però vogliamo non essere precipitosi ed essere certi delle decisioni che prenderemo poi in accordo con gli organismi diocesani che sono preposti a dare consigli. Seconda nomina, Don Enrico Luigi Piccolo, parroco di San Giuseppe, è nominato anche direttore dell'ufficio diocesano di pastorale dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso. Finora Don Giovanni Brusegan, che ringrazio per il bellissimo servizio che ha fatto e al quale abbiamo chiesto comunque di appoggiare anche ancora Don Luigi nell'inizio di questo cammino. Terza nomina, già veniva svolto questo, Don Gianandrea Di Donna, direttore dell'ufficio diocesano per la liturgia, è nominato anche delegato vescovile per il catecumenato degli adulti. È una parte della vita della Chiesa per me fondamentale, perché educa alla missionarietà ed educa all'accompagnamento degli adulti. Per questo credo che sia molto importante questo servizio. Poi Don Mariano Dal Ponte, che è tornato dal Kenya come Fidei Donum dopo alcuni mesi che è di presenza qui tra noi, è nominato assistente diocesano delle associazioni scout e porrà la sua residenza presso una parrocchia, ma ancora non abbiamo collocato. Questo qui è il suo incarico, seguire il mondo degli scout, così
come espressione della vicinanza della Chiesa e come segno che la Chiesa continuamente guarda con simpatia a questa esperienza educativa, a questo metodo educativo. Un'altra nomina riguarda Don Nicola Tonello, che è già rettore della Chiesa del Corpus Domini. Alcuni mesi fa lo avevo nominato, e adesso informo tutti, anche coordinatore del gruppo degli esorcisti della diocesi. Era una nomina che già era stata fatta, ha soprattutto questo servizio di coordinamento di tutte queste occasioni di attenzione alle sofferenze che ci sono nell'anima delle persone. Don Mario Gamba, questa penso che sia per tanti voi una sorpresa, finora parroco di San Giacomo e di Lion di Abignasego, è inviato come fidei donum nella diocesi di Roraima in Brasile per la parrocchia di Caracaraí. La nostra attenzione alle missioni, quindi vedete, è confermata decisamente. Don Mario lascia le parrocchie di Lione di San Giacomo dopo pochi anni. Chiedo perdono a loro, mi dispiace, però adesso stiamo riducendoci anche come numero, quindi quando si fanno dei movimenti qualcuno purtroppo è facile che debba vedere ridotto il servizio nostro. Ecco, comunque provvederemo per Lione e per San Giacomo ad un nuovo parroco. Don Marco Cappellari, finora cappellano del carcere circondariale, è inviato in servizio presso l'ordinariato militare e riceverà quindi dall'ordinariato l'incarico più preciso. Manterrà per noi l'ufficio di direttore dell'ufficio per la causa dei santi. Don Sandro Ferretto, anche lui proveniente dal Kenya, era fidei donum, è nominato parroco delle parrocchie dell'unità pastorale di Saletto, e quindi Saletto, Pradibotte, Dossi, Magliadino San Fidenzio, Santa Margherita d'Adige, Taglie, Borgo Veneto e Magliadino San Vitale. Lo ringrazio, e come ringrazio anche tutti gli altri di essere resi disponibili per questo servizio. Evidentemente con un insieme di parrocchie così ampio dovrà esercitare anche la sua creatività, la capacità di trovare una strada nuova per essere il responsabile del cammino spirituale di queste comunità, sollecitando la responsabilità dei cristiani che lì vivono, che vivono e che costituiscono queste comunità. Ecco, queste sono le nomine che in questo momento posso dire. Man mano sarà possibile, darò conferma anche di altre nomine, ma così vorrei dire che il nostro atteggiamento appunto è quello di servire le nostre comunità, di animarle, di rendere i nostri cristiani sempre più capaci di essere loro stessi annunciatori del Vangelo, così come abbiamo sperimentato o intuito, diciamo, in questo tempo di pandemia. Ecco, e con questo ringrazio anche davvero i tre che sono, certo, stati i miei collaboratori in questa festa di San Gregorio, e a tutti voi che ci state ascoltando. Vi ringrazio di averci ascoltato, di essere stati con noi, e se adesso avete un'occasione di continuare la preghiera, pregate per la nostra Chiesa, e se poi qualcuno di voi ha la possibilità di festeggiare anche con il pranzo, auguro a tutti buon appetito. Grazie. Grazie al Vescovo Claudio, e aggiungo qualche ringraziamento anche a chi ha offerto i contributi in video, poi anche a Christian Mosele e a Don Daniele Longatto per la parte tecnica. Tra l'altro Don Daniele, che ho appreso in questo momento, lascia allora l'accompagnamento delle associazioni scout, è direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi da ottobre 2019. Grazie anche a Don Giuliano, che dietro le quinte ci ha dato tutte le informazioni necessarie per svolgere anche questo momento. E mi permetto anche, oltre a ringraziare il seminario che ci ospita, prima di lanciare l'ultimo video, quello del saluto, un video che ci presenta l'opportunità di visitare la mostra di terrecotte del Rinascimento da Donatello a Riccio, e di affidare alla vostra preghiera, al vostro ricordo, tutti i nostri confratelli preti che sono nella Pasqua Eterna, che dal 18 giugno dell'anno scorso fino ad oggi ci hanno lasciato come vita terrena, sono nostri intercessori nella Chiesa, diciamo così, trionfanti in Paradiso. Volpato Don Marcello, Canton Don Franco,
Calgaro Don Roberto, Baldando Don Pietro, Zabeo Don Placido, Bartolomiello Don Sergio, Daniele Don Roberto, Giacomazzo Don Lino, Verzotto Don Lino, Lazzarin Don Gianfranco, Dal Santo Don Remigio, morto in Kenya e sepolto lì, Bortoli Don Antonio. Tra l'altro oggi è anche il 22° anniversario della morte tragica per incidente stradale del missionario del Fidei Donum Luigi Vaccari. Ecco, vi dicevo allora che il nostro congedo è dato da un video che è anche un invito a visitare questa mostra prorogata fino al 27 settembre 2020 a nostra immagine, scultura in terracotta del Rinascimento da Donatello Ariccio. Mi sento anche di dire una cosa un po' così quasi confidenziale, un po' schietta. Di per sé il Museo Diocesano è ad ingresso libero per i preti, però forse, dato il frangente che stiamo attraversando, sarà bene che anche noi diamo il nostro piccolo contributo e magari ci portiamo anche qualcuno per poter valorizzare questa ricca opportunità. Nel salutarvi, nel ricordare quello che ci ha detto il Vescovo, occasione di fraternità, anche di agape fraterna, insomma, e date un'occhiata nel sito dell'Istituto San Luca alla parte dedicata alle proposte di esercizi spirituali per i preti, esercizi che si tengono a Villa Immacolata, la nostra casa di spiritualità, che si sta veramente dando da fare per offrire a tutto il popolo di Dio delle occasioni di formazione. Buona continuazione, grazie a voi in studio e buon pranzo anche quando sarà il momento. Thank you.
Belangi Gabriel, non portare gaire, Belangi Gabriel.